Siamo con Fabio Petrella, autore di Cronache di un cittadino qualunque. Fabio, innanzitutto cosa ti ha spinto a scrivere un libro? Beh, come primo scopo avevo la volontà di, essendo un appassionato lettore, di far rivivere un po' la mia immaginazione e la mia fantasia sulla carta stampata, e quindi ogni libro è un po' un sogno in cui rivive l'immaginazione dell'autore stesso. Il tuo libro è una raccolta di racconti, di cosa parlano questi racconti? Sì, il libro è composto da una raccolta, è composto da 31 racconti, brevi racconti, dal piglio umoristico che hanno a metà strada tra il Fantozzi di Paolo Villaggio e il Marcovaldo di Calvino, hanno la presunzione, la pretesa di voler raccontare la quotidianità tragica dell'uomo moderno, del lavoratore immerso nella società attuale. Il cittadino ogni fine del mese accoppia i vari bollettini da pagare e, addolorato, si dirige alle poste centrali. L'ufficio, antichissimo luogo di culto delle vecchie generazioni, oggi è una zona militarizzata. È un'area protetta dall'esercito nazionale, incaricato di mantenere l'ordine, minato dai cittadini insorti come facinorosi teppisti. Quindi l'uomo moderno, il lavoratore, è questo cittadino qualunque? Esatto, ovviamente la scelta di denominare il personaggio, il cittadino, in maniera così neutra è dovuta al fatto di favorire l'identificazione di ognuno di noi nel personaggio, perché in fondo il cittadino è il personaggio libero, è un lavoratore chiunque, un padre di famiglia qualsiasi che deve affrontare ogni giorno numerose peripezie e superare, affrontare l'angherie di una tragica quotidianità per tornare a casa sano e salvo la sera. Questo è il tuo primo libro, sei un giovane scrittore, ma quali difficoltà ci sono dopo aver scritto il libro? Quali difficoltà si incontrano? La difficoltà principale è, ovviamente, non è tanto stampare, pubblicare un libro, ma è diffonderlo a dovere. In questo ovviamente le piccole e medie case editrici non hanno una distribuzione, una diffusione che possono avere le grandi case editrici, e quindi bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di trovare a livello personale i canali giusti per diffondere, pubblicare e pubblicizzare la propria opera. Tra i tuoi progetti c'è quello di scrivere un altro libro? Sì, ormai mi sono calato un po' nel personaggio, e quindi nel personaggio di scrittore, e quindi adesso sono già al lavoro su un'altra opera che sto ultimando, che però non vedrà la luce prima di un altro anno.